La corsa scudetto si riduce a tre squadre. Dopo la vittoria dell'Inter a Torino contro la Juve, assieme a Napoli e Milan si contenderà uno scudetto che mai come quest'anno è stato così combattuto. Atalanta da incubo, da terza a settima, e il vortice negativo sembra non volersi fermare. Questo e tanto altro in questo episodio di TSOS racconta la Serie A. Thank you for coming. Bentornati dopo questa orrenda pausa delle nazionali. Mamma mia. Io sono Alex Zocchi, qui con me c'è Matteo Postori. Ciao a tutti, buona serata. E bentornati su The Shield of Sports. TSOS racconta la Serie A. Come stai, Matteo? Ma come potrei dire, insomma, non è stata una grande pausa. Diciamo così, quindi non mi sento particolarmente felice né soddisfatto, non mi sembra di aver concluso nulla in questa pausa nazionali. Non andiamo neanche a toccare il tasto, insomma. Sono contento che qua si parli di Serie A e non di nazionale. Esattamente, sennò... sì, anche perché ci sarebbe poco cosa parlare, ci sarà poco cosa parlare per tutta questa estate, purtroppo. Quindi trovatevi già un'altra nazionale da seguire. Perché... Vabbè, io ho la mia Danimarca. Quindi, io ho l'Inghilterra e la Grecia che come seguo. L'Inghilterra, io adoro l'Inghilterra. Ti favo l'Inghilterra quest'estate? Sì, sì. No, allora, non è che ti favo l'Inghilterra, però... considerando quanti anni è che l'Inghilterra non vince nulla, l'Italia ha avuto comunque dei mondiali, ha avuto comunque un europeo, insomma, l'Inghilterra saranno 60 anni, cos'era, 40, 50 anni che Madonna, non vince qualcosa. Dal 64 se non sbaglio, che allora, era quel mondiale... È 60 anni allora, sì, una sessantina d'anni, quindi ho detto, mi faceva pietà quasi, ho detto, a me l'Italia, quest'Italia non mi è piaciuta neanche quest'estate, ti dirò, abbiamo avuto una buona corsa, abbiamo preso un trofeo, abbiamo trovato dei giocatori validi tipo Spinazzola che purtroppo si è rotto, ma... nel complesso, davanti ho visto che non c'era nulla. Ha vinto la forza del gruppo, che ha vinto non il c'è gruppo. Stata. Sì. Ha vinto un po' il gruppo, un po' come è stato anche nel 2006, un po' ha vinto il gruppo, che c'era un gruppo affiatato, ma c'era anche il talento. Invece in questa generazione veramente è scandaloso, scandaloso. Quello che mi fa ridere anche alcuni giocatori che hanno rilasciato dichiarazioni, non è che siamo così scarsi, ci sono troppe pressione, come sbagli, vieni subito. Ma secondo me è esattamente l'opposto. Come fai qualcosa di giusto, forse è meglio evitare di essere subito esaltato a eroe nazionale. Poi senza dover andare troppo nel dettaglio, perché comunque se qui parla di Serie A, però insomma è sotto gli occhi di tutti che il problema è la fase dell'attacco, i giocatori in attacco che in Serie A rendono e in nazionale invece... Qual è stato l'ultimo attaccante che ha reso lì davanti in maniera proficua per l'Italia? Che noi non abbiamo una gran storia di attaccanti. Vabbè, ne abbiamo in realtà una gran storia. Però se parli di perché sì, ma direi non la star, Totti intendo. Del PE, sì, quelli Toni. sì, ecco, Totti, anche se. Toni anche. Toni è un eroe anche, poco sì, celebrato, sì. Ma Toni ha fatto. Sì, ma perché ha fatto poco in quel mondiale, ma prima aveva mostrato anche durante le fasi di qualificazioni. Insomma, si era fatto vedere. Mi ricordo, mi pare, con una partita con la Svezia. Non ricordo se aveva fatto una doppietta o qualcosa del genere. Però non abbiamo mai avuto la star per dire come Porto. Gallo, c'è Ronaldo, Vieri. Vieri in particolare, però per il resto adesso cioè, dovrebbe essere Immobile la star in teoria. Mamma mia, per me no, potrebbe diciamo essere una che, allora, per quanto mi riguarda l'ultima devo spiegare sta cosa perché ci sarebbe gente che mi salterebbe al collo per questa frase qua, ma l'ultima grande no, ma comunque diciamo buonissima punta da nazionale che abbiamo avuto secondo me è stato Balotelli. Sì, l'ultimo vero attaccante. Sì, perché Balotelli il Balotelli di parliamo di 8 anni fa, il Balotelli di 8 anni fa aveva un talento nei piedi che non è che perdi, ma il problema sappiamo benissimo anche le vicissitudini che ci raccontano i giornali eccetera, insomma il problema di Balotelli che non ha mai saputo gestire la sua vita privata, che ha prevaricato sulla sua vita sportiva, ma anche il suo carattere in particolare. Però il talento è indiscutibile del calciatore, però insomma, citiamo Cassano quanto avrebbe potuto fare di più di quel che Mamma ha fatto mia. E si è bruciato perché ha fatto le sue cavolate che lui stesso ammette anche nella famosa Bobo TV che oramai fanno da un bel po', quindi guardavo proprio recentemente qualche highlight delle giocate che faceva Cassano e dopo purtroppo ti accompaiono consigliati i video in cui lui dichiara che il Milan è l'ultima chance.
che sì, non può sbagliare qua, e tipo un anno dopo ci sono le dichiarazioni simili all'Inter. Sì, è sì, qualcosa veramente di lui che aveva triste, detto quando è arrivato al Milan che non c'è niente al di sopra del Milan, esatto, poi va all'Inter, io amo l'Inter, io amo l'Inter, e un giornalista mi ricordo che gli aveva chiesto: ma scusi, ma Cassano, lei ha detto poco, due anni fa, perché è stato due anni al Milan, due anni fa, che non c'è niente sopra il Milan, adesso che è l'Inter, e beh, sopra il Milan c'è il cielo e sopra il cielo c'è l'Inter. Ah, ok. Retorica 100 di skill, insomma, bravo Cassano. Forse preferivo Ibra, con è stato sempre il mio sogno giocare alla Juve, al PSG, al Milan, esatto, all'Inter. Che a furia di provarci una l'ha trovata, insomma, esatto, è rimasto il Milan. Insomma, preferivo quello. Ma torniamo alla nostra Serie A, la nostra Serie A che è tornata dopo la nefasta pausa delle nazionali, ed è iniziato il rush finale che ci porterà a conoscere la vincitrice del campionato, coloro che si qualificheranno alle varie coppe europee e coloro anche che retrocederanno. E la 31esima giornata di Serie A che adesso andiamo a commentare è iniziata con uno scontro salvezza, perché Spezia-Venezia ha finito 1-0 al 94esimo gol di Gyasi, o Gyasi, perdonatemi la pronuncia nel caso, è stato uno spartiacque, perché adesso lo Spezia si può dire che è virtualmente salvo, matematicamente no, però ha fatto quei punti che anche in virtù di una sconfitta del Cagliari che commenteremo dopo, oramai quel plot di punti che le permette di vivere sogni tranquilli adesso. Sì, sostanzialmente lo Spezia deve suicidarsi proprio se vuole essere, insomma, risucchiato in maniera pericolosa nella zona retrocessione, perché ormai con 32 punti, insomma, c'è un certo distacco anche tra Cagliari e Sampdoria. Deve proprio suicidarsi, e sinceramente lo Spezia di questo ritorno non è stato stellare, quindi non mai dire mai, per carità. Più che altro non preoccupa l'andamento di quelle sotto. Cagliari che, insomma, in questa giornata non è riuscito a portare avanti a casa punti, vedremo il Genoa, il Venezia è collassato ed effettivamente si è sottratto, insomma, nella sfida diretta di salvezza con lo Spezia. Quindi vedremo, sarà interessante, diciamo che l'unico che può mettere un attimo di preoccupazione è Cagliari e il Sampdoria. Sì, diciamo, allora c'è sempre da dire una cosa, che il Venezia ha da recuperare una partita con la Salernitana a Salerno, se non sbaglio, ed è quella partita che effettivamente il Venezia può vincere, e anche la Salernitana, perché la Salernitana dopo l'arrivo di Nicola è un'altra squadra, non ha comunque fatto tantissimi punti, ma diciamo che ha perso molto di meno, ecco, ha dato un'identità di gioco, sì, questo è, e c'è stato anche un calciomercato molto ambiguo per un'ultima della classifica, perché insomma, tra giocatori che si rilanciano, giocatori anche come Ederson, che non ho, io ti giuro, ne parlavamo in pre-podcast di come un giocatore come Ederson sia arrivato alla Salernitana, vabbè, insomma, sì, sono strane, sono sarà strane una plusvalenza da fare in ottica di calciomercato estivo, non lo so, però sta di fatto che adesso il Venezia oramai non può più sbagliare. No, di fatto no, anche perché il tempo sta ormai per scadere. È un peccato veramente, perché il Venezia merita molti più punti, secondo me, di quelli che ha al giorno d'oggi. E non li sta guadagnando con le squadre in cui dovrebbe poterli guadagnare, perché mentre l'approccio delle altre squadre in tentativo salvezza è quella di difendersi prettamente, no? Il Venezia invece è sempre stata una squadra molto aggressiva. Nonostante tutto, con queste squadre qui non riesce a capitalizzare. Non riuscirei neanche a descrivere esattamente dov'è il problema nel Venezia, perché ha un bel organico, secondo me. Secondo me è vittima di sfortune, perché purtroppo il calcio sono... Sai, è presente che ci sono quelle squadre... l'ultima che mi viene in mente è stato il Parma dell'anno in cui è retrocesso. Il sì. Parma, per l'amor del cielo, ha meritato la retrocessione perché non giocava bene... Però se un episodio poteva andare a suo sfavore, andava sempre a suo sfavore, eh? C'è poco da dire. Quello è vero. La fortuna e la sfortuna saranno sempre parte dello sport. Quindi c'è poco da fare. E tra l'altro io sono anche uno di quelli che pensa che fortuna e sfortuna sono due cose che, in base a come ti comporti, a come affronti una determinata situazione, te le cerchi. Di fatto sì, aiutati che Dio ti aiuta, un esatto, detto che dice, no? Quindi diciamo che adesso parliamo di un Venezia che oramai è pronto ad essere sempre sottoposto a prove del fuoco,
Mentre lo Spezia ormai ha più 10 dalla zona retrocessione. Sì, oggi Insomma, lo Spezia ha, diciamo, incassettato un attimino la ha sua salvezza. ipotecato, ecco, il termine Sì, giusto secondo me è ipotecare, ipotecato. perché non è detto ancora al 100%, però insomma, 10 punti sono 3 partite, e 3 partite quando ne mancano 6. Sì, anche perché sono un discorso equivalente sarebbe anche per l'Empoli, perché comunque con il distacco di un punto, diciamo, anche l'Empoli potrebbe ipoteticamente essere a rischio, però non, è impossibile vedere un Empoli risucchiato in zona retrocessione, secondo me. Tra l'altro, Fiorentina-Empoli che finisce 1-0, gol di Gonzalez. È una partita un po' ambigua Sì. perché all'Empoli, per chi non ha visto la partita, all'Empoli è stato annullato un gol nel primo tempo. Un episodio arbitrale un po' particolare, ecco. Perché assurdo suona Perché male, insomma. diciamo che. Non siamo arbitri, per l'amor del cielo, però io in tutti e due abbiamo avuto l'impressione che non sarebbe stato un gol da annullare, ecco. No, esatto, neanche dalle immagini, quindi non capisco anche perché l'arbitro è andato ad aiutarsi con delle immagini, quindi veramente inspiegabile la decisione. Dato che poi aiutati che Dio ti aiuta, in questo caso no, perché poi l'Empoli subisce un cartellino rosso a metà partita con Luperto che fa un brutto intervento su un giocatore della Fiorentina. Era il secondo giallo, inevitabile. Giusto, chiamata, sì. E tra l'altro, comunque, onore all'Empoli che non ha mollato fino alla fine. Ma sta di fatto che la Fiorentina, nel post Vlahovic, sta continuando a macinare risultati. Sì, con quello che resta dell'organico sostanzialmente, perché il reparto squadra è rimasto lo stesso, si stanno esaltando quei giocatori che probabilmente erano un attimo nell'ombra di Vlahovic, no? Finché c'era lui. Tra l'altro, da farti una domanda, nel senso, noi nei podcast posteriori postumi alla vendita di Vlahovic alla Juve, avevamo un po' condannato la Fiorentina a uscire dalla corsa europea e al massimo a poter puntare alla Conference. Sta di fatto che la Fiorentina, a me già i risultati parlano chiaro. La Fiorentina, dopo l'addio di Vlahovic, ha avuto quelle due partite di riassestamento, ma ha continuato a fare una media punti simile uguale a prima, semplicemente con meno gol. Sì. Questo, secondo me, non so cosa ne pensi tu, ma secondo me è una forte prova di essere una squadra con una forte identità. Sì, quello sì, sono d'accordo, anche perché ha dimostrato cinismo, come dire, nel portare a casa anche punti con risultati non roboanti, sempre quegli 1-0, motivo in più per il fatto che insomma l'attacco non è più quello che era, quindi riuscire a portare a casa queste vittorie piccole 1-0 e fare punti ha cambiato completamente la classifica proprio in quella zona là, quando vedevamo che c'era un Hellas Verona, una Fiorentina, tutte quasi là attaccate che non si sapeva. La Fiorentina è riuscita invece a metterla a distanza. Adesso vedremo cosa farà il Verona domani, però a me sembra che ormai lì la situazione sia chiara Sì. e che così resterà più o meno verso la fine del campionato. Fiorentina che adesso ne andremo anche a parlare di uno scivolone importante di una della certa Atalanta, ma Fiorentina che è ottava, ma a meno 4 dal quinto posto, cioè. Esatto, se c'è una squadra che può puntare a un palcoscenico europeo, tra quelle, come dire, outsider, Sì. è proprio lei, perché l'Hellas Verona non penso che riuscirà a continuarla in corsa. Sì. Adesso qua io vorrei un attimo affrontare un piccolo tema, arrivando sull'Empoli. L'Empoli non vince, se ho contato bene, da ben 14 giornate di campionato. Si può parlare tranquillamente di crisi, quindi credo. Effettivamente è una crisi in casa Empoli. Però l'Empoli c'ha 33 punti, e da vari podcast che diciamo che oramai è una squadra che si ritiene salva, che non ha più niente da chiedere al campionato se non fare quei 6 punticini ancora giusto per dormire sonni più tranquilli, a più 11 sulla zona retrocessione, insomma, come parlavamo per lo Spezia, anche se lì il gioco è molto più propositivo e realistico dal punto di vista dei punti, anche qui effettivamente abbiamo però dei punti, anche se vecchi, visto che sono troppe giornate che non si vince, che le permettono di vivere tranquillo, però. Purtroppo mi tocca tornare a un tema che noi abbiamo sempre accennato e mai approfondito, e lo approfondi e ci terrei prima o poi ad approfondirlo meglio, magari negli ultimi podcast, quando avremo oramai i temi molto più definiti, magari avremo già qualche retrocessa, già quelle sicure in Champions e via andare. Però l'Empoli è una di quelle squadre, secondo me, dimmi cosa ne pensi tu, dopo tutta questa lunga introduzione, che sta
denigrando di nuovo il formato a 20 squadre. Perché adesso effettivamente chi va contro l'Empoli va contro una squadra che è in crisi, ma in crisi perché? Perché non c'è motivazione di niente. Ma ti direi di sì per l'idea, perché ne parlavamo la scorsa volta, effettivamente ci sono squadre così, però secondo me non è l'Empoli quel tipo di squadra là, perché sì, l'Empoli ha finito, come dire, ha concluso più o meno il suo campionato già qualche mese fa probabilmente, però non è una brutta squadra, insomma quando la vedi giocare vedi una squadra che comunque ci prova, non è una squadra di quelle che si chiude in difesa, arrendevole, che non va a puntare alle grandi partite perché sa che deve andare a fare punti da altre parti, è una squadra più o meno un po' come il Venezia, molto dinamica, molto frizzante, ha portato avanti in questa stagione anche dei giocatori che non erano esattamente nello spotlight nelle altre stagioni, no? È stata una bella stagione sostanzialmente dell'Empoli, quindi sì, è vero, ci sono delle squadre di quel tipo, però secondo me non è l'Empoli. L'Empoli adesso sta passando una fase abbastanza di contrattura, un po' come la sta passando il Venezia, che purtroppo però parliamo di due diverse situazioni di classifica, però non mi dispiace vedere un Empoli in Serie A, secondo me non toglie spettacolo, perché le sue partite sono sempre molto dinamiche, molto attive. Sì, sì, però c'è il discorso che la squadra che arriva ogni giornata, la squadra di turno che arriva a giocare contro l'Empoli, sì, arriva là perché deve vincere, non so, a meno che non ci fosse, non so, un Torino-Empoli, che anche il Torino non ha più niente da chiedere dalla classifica, più dell'Empoli perché ha 38 punti. Sono partite che effettivamente una persona potrebbe far zapping e dimenticarsele. Decisamente, sì, sì, sì. E ci starebbe se fossimo alla 36esima giornata di campionato, ma abbiamo finito la 31esima e ci sono già due squadre che non hanno più niente da dire da ben 2-3 giornate di campionato. Sì, sì, in quell'ottica sì, è vero. Non, il campionato stesso non sprona la squadra, no, a continuare la corsa. E neanche lo spettatore a guardare. Esatto, però questo è strano effettivamente, ma il format di come la Serie A per adesso non credo che cambierà per altri tanti anni, ma per finché l'interesse economico non è effettivamente attivo su questo fronte qua. Però è vero, d'altronde, è proprio perché se non è il campionato a spronarti a fare questo passo in più durante la fase di ritorno, chi lo fa? Perché lo fai? È la stessa situazione in cui si trova l'Hellas Verona, Fiorentina, queste squadre qua. Perché andare a puntare a un'Europa che potrebbe voler dire che il prossimo anno ho dei passivi in più di cui occuparmene per trasferte, di un campionato che so che non vincerò, a meno che non faccio il sogno, ma io non punto sui sogni, punto su un bilancio in cui non devo preoccuparmi di pagare di più il prossimo anno. No? Non sogni, ma solide realtà. Esattamente, purtroppo sì, solide realtà, ma stagnanti nella stessa posizione per anni e anni. Purtroppo questa è l'economia del calcio italiana, non puoi farci molto. Questo è il campionato che ci ritroviamo, che nonostante tutto permette di vedere anche queste piccole realtà farsi vedere e diventare qualcosa come il Sassuolo. Però anche il Sassuolo ha avuto una parabola molto ascendente nei primi anni, adesso si sta assestando in quella posizione lì in cui magari fra 10 anni lo vediamo retrocesso, per dire. Sì, perché rischia di fare la comparsa a lungo termine. Sì, un Chievo Verona, no? Sì, sì, sì. Che poi il problema qual è? Anche adesso a sto punto adesso era di scaletta e quindi va benissimo, adesso Lazio Sassuolo che vince 2-1, gol di Lazzari e Milinkovic Savic che portano la Lazio sul 2-0 al 94esimo, per la tua gioia, fantacalcisticamente parlando. Io ce l'avevo Traoré, sì, 2 anni fa. Esatto, segna il buon Traoré, il gol della bandierina, perché insomma al 94esimo non c'era tempo per fare il 2-2. A meno che non calcoli il recupero come in Inter. Arriveremo alla fine di Inter Juve. Allora, della Lazio ne parliamo un attimo dopo. Per chiudere il discorso sul Sassuolo, perché il Sassuolo effettivamente, anche qui, il Sassuolo che ha 43 punti, la zona conference dista 8 punti, non troppo proibitivi, ma le squadre che sono lì davanti hanno una marcia che è nettamente migliore del Sassuolo, poco da fare. Da me quello che vorrei domandarti è: il Sassuolo, oramai lo ritengo da qualche anno una sorta di scuola calcio, una sorta di fabbrica dei piccoli talentini che poi diventano talentoni, come abbiamo visto Locatelli, per dire l'ultimo. Però ne possiamo citare Berardi, che è un affermato, anche se non ha ancora cambiato. Traoré stesso, che secondo me rimarrà ancora un anno a Sassuolo, ma anche lui è destinato a grandi squadre. Abbiamo Scamacca, Raspadori, c'è Frattesi,
Poi c'hai due senatori che per età non andranno forse in grandi squadre, ma comunque sono grandi giocatori come Ferrari, difensore centrale, Consigli in porta. Cioè, Sì, è stata una... come si chiama? Maxime Lopez, anche quello è un poco celebrato, ma comunque Anche, è un bel sì. giocatore. Cioè, uno scout va a vedere il Sassuolo, non sa chi scegliere. Sì, veramente lì da pescare, ogni giocatore ha del potenziale, soprattutto proiettato in direzione futura, come dire, perché è veramente un... Beh, la nazionale italiana può guardare al Sassuolo, soprattutto, Sì, visto soprattutto cosa è mancato davanti, perché alcuni giocatori che avrei voluto vedere davanti in quella giornata, hanno in giocato quella... con la Turchia. hanno giocato con la Turchia, è stato veramente essenziale vedere una partita brutta, tra l'altro anche quella, quindi... ma... non lo so, però se proprio dobbiamo avere un aspetto positivo di avere squadre come appunto Sassuolo e Empoli e poter vedere dei giocatori italiani che possono esordire contro grandi squadre dove non troverebbero spazio perché le questioni ovviamente, gli obiettivi delle squadre superiori non lo permettono. Ma sì, è perché effettivamente Sassuolo e Empoli e anche qualche altra squadra hanno il merito di essere delle piccole scuole calcio. Perché dall'Empoli abbiamo... quali giocatori probabilmente andranno in grande squadre? Il terzino Stojanovic, Bairami, Pinamonti stesso, non dico che tornerà in grandi squadre, ma sta finalmente facendo capire che è una punta che può giocare in Serie Sì. A. E ce ne so, Bandinelli è comunque un centrocampista che a me personalmente piace tanto. Parisi che lo vuole sul Milan. Vicario. Vicario che a mio modesto parere, se togliamo certi giganti della Serie A, tipo Szczęsny, Maignan, insomma, se togliamo quelli che non devo neanche io descriverli perché sono lì, subito dopo c'è Vicario. Chissà come sarebbe andata quella parata sulla Macedonia se al posto di Donnarumma avremmo avuto un Vicario, un Silvestri. Anche lì sarei curioso Beh, di valutare. comunque sta di fatto che il Sassuolo, io prima ti ho nominato ben 6-7 giocatori giovani che potrebbero andare via, più altri due anziani che probabilmente resteranno al Sassuolo. Ma facciamo che quest'estate arrivano uno spettro di squadre che vogliono comprare, uno vuole Scamacca, uno vuole Sassu Raspadori e via andare fino a prenderseli tutti. A parte che secondo me sarebbe un harakiri vendere tutti, perché qualcuno dovrai pur tenerti. No, ma infatti, ma il Sassuolo non ha mai lavorato così nel No, mercato estivo, però quindi. adesso secondo me il Sassuolo c'ha l'opportunità in ottica di calciomercato estivo di poter azzardare, osare di fatturare anche con i giri di soldi che ci sono ormai oggi, dove i calciatori vengono pagati molto di più, potrebbe anche incassare, ma molto più di 100 milioni di euro. Quello sì, però. E con una giusta programmazione poi davvero puoi creare una squadra che può ambire all'Europa League. E se il progetto è davvero divino, anche qualcosa di più. E quello che mi dispiacerebbe sarebbe un vendere tanti giocatori, fare un po' la fine dell'Udinese di qualche anno fa, Sì, l'Udinese di sì, sì, sì. Tutta Guidolin, che faceva grandi giocatori, faceva le plusvalenze, la qualità veniva dismessa e dismesse, dopo... poi ricominciavi da capo e in sostanza era come essere un supermercato dove valutavi, facevi plusvalenze e basta. Esatto, e ti preparavi alla salvezza dell'anno dopo, Esatto, sostanzialmente. adesso io sono curioso di vedere la dirigenza Sassuolo dove andrà a parare dopo questo qui è il calciomercato della verità. Sì. Per capire il futuro del Sassuolo, perché adesso hai in mano veramente un gioiello che tra qualche anno potrebbe esplodere. Vuoi continuare a lavorare su questo tipo di impostazione? Vuoi conservare questi giocatori? Devi investire, perché questi giocatori, secondo me, molti di loro non vorranno restare al Sassuolo, chiaramente. No. Quest'estate avranno un mercato, perché noi spesso guardiamo solo l'aspetto della società che vende il giocatore, ma spesso la situazione è che la società deve cercare di trattenere il giocatore, non tanto che vuole venderlo o meno. Non so quanto, secondo me non è ben bilanciata la situazione di potere che un giocatore tramite il suo procuratore riesce a esercitare sulla società sua datrice di lavoro, anche se gli equilibri chiaramente non sono quelli del mondo di lavoro che conosciamo noi comuni mortali. Però, allora, secondo me il Sassuolo non ha quel tipo di ambizioni, quindi quest'estate avremo il solito mercato delle vacche conservatore, come l'abbiamo visto sempre nel Sassuolo, andrà via uno tra Scamacca e Frattesi, a meno che qualcuno non voglia comprarli in coppia perché ha visto che funzionano e vuole integrarli nei propri schemi di gioco, ma avremo sempre questa manovra qui, vedremo Berardi che Beh, ovviamente... Berardi io lo do per partente, a 30 anni oramai ci sono, Sì, a sbaglio quasi, quindi ha meno che... già dato abbastanza al Sassuolo, è insomma. stato ormai uno storico capitano, insomma, del Sassuolo, della Serie A, quindi...
È giusto anche che vada a, come dire, no? A maturare, perché ormai ha raggiunto A 30 anni. coronare il sogno di poter giocare in una squadra che gioca le coppe Esatto, insomma, perché insomma gioca in nazionale, è un giocatore di assoluta qualità e se non c'era lui, tra l'altro con la Macedonia vedevamo poco, perché insomma europee. se c'è da dare un merito a qualcuno c'è da dare a Berardi perché ha cercato di costruire qualcosa. Sì, perché tanti lo condannano per quel gol a porta vuota Quello purtroppo sbagliato, sì, quello però purtroppo sì. tante azioni d'attacco arrivavano dai suoi Sì, piedi, tutto c'è poco da dalla fare. destra, infatti ogni pallone che arrivava dalla destra diventava un cross, peccato quello perché è mancata la cattiveria proprio in quel tiro, no? Però vabbè. E insomma, sì, vedremo. È veramente uno spartiacque questo Sassuolo. Mi dispiace perché avrei voluto vedere un Sassuolo che cresceva e andava avanti con questa struttura, ma secondo me non lo vedremo. Secondo me vedremo la logica della squadra che sa che deve sopravvivere in un mondo di pescecani e farà quello che vogliono i pescecani senza venire mangiata. E Sì, per pescecani intendo non solo le grandi squadre, ma soprattutto i procuratori. Mentre a Lazio, come si Azio. ci provo a dire un saluto al direttore che sicuramente starà piangendo per il mio dialetto, il mio tentativo di dialetto romano. Au. Ah, oh. A Lazio che vince con i gol di Lazzari e Milinkovic-Savic. Allora, sarò netto nella domanda che ti faccio adesso. Quanto pesano questi, al di là dell'Atalanta, quanto pesano questi 3 punti? Perché alla fine parliamo sempre della squadra che è da inizio campionato che veleggia tra il settimo e il quinto posto. Sì, io ti Cioè. giuro, tra tutte le squadre con ambizioni, penso che la Lazio sia stata la più noiosa di tutto il campionato. Non ha mai Sì. dato l'aspetto di poter ambire a qualcosa di più di dove era stata per tutto il resto del campionato. Sì, anche perché a differenza di Roma, Atalanta e Fiorentina. Dove appunto gli obiettivi stagionali erano ben chiari e anche i limiti, perché la Roma si sapeva che non sarebbe riuscita ad arrivare in Champions. L'Atalanta invece era una di quelle che poteva arrivare in Champions, poi ha avuto un calo, per di più è tornata Esatto, ha la perso Juve, Zapata, mentre la insomma. Fiorentina è l'outsider dell'anno. La Lazio invece secondo me inizio campionato c'aveva sia allenatore che 11 titolare per arrivare quarta secondo me. Il problema è secondo me della Lazio è da troppi anni la panchina, cioè nel momento in cui devi cambiare un giocatore, a parte un 2, metterai sempre giocatori da bassa classifica, poco da fare. Non hanno mai un ricambio per Immobile, cioè adesso ci sarebbe questo Cabral che tra l'altro è un esterno d'attacco comprato in Portogallo Adattato. dove giocava poco, Esatto. quindi cioè, dallo Sporting Lisbona se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi. E quindi. Non so, è una squadra un po' noiosa a livello di obiettivi, è perché anche diverte vederla giocare, per amore del cielo, però a meno che non sei laziale, è una di quelle squadre che oramai è arrivata a un certo punto di campionato, non ho motivo io di aprire la TV e guardarla. No, assolutamente, sono d'accordissimo. Mi dispiace perché mi ricordo le partite Lazio-Juve che vedevamo nei primi anni vincenti della Juventus con un Marchetti che cercava di tenere a bada una Juve incontenibile, una Merda, Lazio. penso che ti riferisci alla stessa partita che ricordo anch'io. Quella una partita di Erano Coppa. 0-0, se non sbaglio, Sì, di ma mi pare. campionato, ricordo Ah, io però. campionato, io mi Dove ricordo. Marchetti le ha parate tutte, ragazzi, ha fatto tipo un solo tiro in porta con Klose, una cosa del Esatto, mi genere. ricordavo quella, ma mi ricordavo anche una Supercoppa, mi pare, dove la Lazio forse aveva vinto. Sì, mi pare che aveva Sì, vinto dopo la sì, fine. Sì, che parlavamo infatti di un Marchetti anti-Juve più che sì. una Lazio anti-Juve, perché effettivamente in quegli anni la Lazio era una squadra che sembrava poter finalmente ambire per quelle posizioni. Invece adesso si è assestata lì, ma sembra proprio che non abbia nessuna intenzione di smuoversi. Cioè, Sì. perché l'andamento è talmente incostante, è una squadra così strana che sembra aver perso la personalità e stia cercando di ricostruirla con Sì, con Sacchi. Con. Non so, forse perché. Non so, mi si è visualizzato Sacchi in C'è faccia. un po' di cuore milanista in te ancora, Sì, dai, qualche ma residuo. Sacchi io non l'ho mai visto, quindi non sono neanche affezionato a Sacchi. Anzi, mi è piaciuta particolarmente l'uscita che ha fatto Ibrahimovic anni fa su Sacchi, dicendogli: Sacchi parla troppo, Sacchi deve stare zitto. E lui si è offeso tantissimo. Tu devi imparare l'educazione. Sì, sono Ibrahimovic. quei litigi. E poi sempre con Sacchi, quelli Sempre con Sacchi, Allegri poi più Sacchi. belli. Ma è stato bellissimo perché Sacchi aveva questa faccia così gioiosa. Sì, forse al Milan manca qualcosa. E dopo c'è Ibra, Zacchi. Sì, Zacchi. Sì. Sacchi deve stare zitto. E subito vedi la faccia Sì, abbassarsi e diventare mutare. un'incazzatura terribile. Mi viene in mente Vabbè. Crozza e mai dire gol che faceva.
L'umiltà. Esatto. Boh, insomma, parlavo di Sarri in realtà. Sì. Sta ancora cercando di trovare un'identità e non la sta trovando. Boh, ci sta, se è la prima stagione con l'allenatore e trovi ancora un attimo il momento di rodaggio, come sta accadendo per la Roma, ci sta. La Lazio però è stata incostante tutto l'anno. La Roma invece ha avuto un periodo abbastanza negativo nell'andata, adesso sta macinando Beh, finalmente. ma la Roma, se finisse quinta come al momento, secondo me otterrebbe il suo Secondo me sì. massimo risultato possibile. Una qualificazione nelle coppe, una Esatto. vittoria in un derby. Cosa puoi Tra chiedere di più? l'altro, dietro alle più forti, perché quindi è anche un orgoglio essere la prima dopo le più forti. Esatto, sei quell'outsider che il prossimo anno potrebbe cominciare a mettere zizzania, secondo me potrebbe prenderlo, perché se l'Atalanta non si recupera quel ruolo lì, se lo prende la Roma. Tanto, poi ce ne andiamo a parlare. Io ti faccio una domanda. Secondo te, un semplice discorso di percentuale. Secondo te, alla mo' di 40-60, 30-70, quanto è probabile, secondo te, che Sarri resti la Lazio nel campionato 22-23? Ma secondo me è abbastanza probabile, più che altro per il motivo che non avrebbe alcun senso esonerarlo dopo una stagione in cui comunque ha guadagnato No, quello ma io non parlo che. di Sommer, parlo di lui che dice: Bon, basta, io me ne Ah, tu vado. parli della Se della persona. persona. Perché lui è capace di fare cose Lui del è genere. capace, però non ho visto quel tipo di nervosismo ultimamente, no? Quindi secondo me sarà un discorso che si deciderà nelle ultime fasi del campionato e forse i primi inizi d'estate. Vedere che tipo di calciomercato fa. Gli concederà l'Otito. Sì, quel calciomercato non te lo dice, ti promette certe cose, dopo magari non le mantiene, come dire, no? Il tipo di presidente che è Lotito, no? Ma Quindi. Lotito, secondo me, si è sempre circondato un po' di allenatori molto yes man. Sì, quello sì, quello sì. Sarri non è uno yes man. Sarri è uno che dice: io voglio questo, questo, questo. Non me li dai? Un Bene. mercato te lo perdono, come quello di gennaio, che è stato abbastanza. Non è stato molto vulcanico nelle sue conferenze stampa. Ma io dubito che un altro mercato estivo con acquisti di bassa qualità possa. No, anche perché la Possa squadra mantenerlo calmo, è ecco. esatto, anche perché secondo me la squadra ha bisogno di un ricambio, perché tanti giocatori non sembrano avere più la verve che avevano anni fa, tutti i Luis Alberto, i Milinkovic-Savic che sembravano incontenibili qualche anno fa, adesso cominciano ad avere un attimo di calo, che secondo me non è un calo tecnico, è proprio un calo psicologico, forse non li convince più il progetto, sono giocatori che Sono da sono tanti tanti anni, anni, poi esatto, no? il pesce dopo un po' Esatto, puzza. loro non si lavano, tra l'altro, quindi. E quindi, insomma, è un po' così Se qualcuno l'andazzo di della Zelig Lazio. ci ascolta, saremo molto contenti di fare un Ecco, provino. perfetto, perché siamo dei pagliacci, sostanzialmente, vuole dire Alex. Siamo pagliaccio. Esatto, che bravi. E quindi è così. Allora, secondo me Sarri resterà alla fine. Però c'è bisogno di un totale ricambio della squadra. Veramente, Inzaghi ha fatto quello che ha fatto, l'ha spremuta al massimo in questi anni che era lì. Spiazze, però adesso è arrivato il momento di dire addio, forse ad Oggi non alcuni. possiamo dire spiazze, Oggi no, oggi oggi no, no. cioè, ci ha Anzi, fatto stare zitti. oggi piazze parecchio. Oggi piazza al misterasso. Misterasso sarà in spiazza Duomo, come abbiamo detto. Allora, parlavamo di una romana, concludiamo con l'altra. Allora, Sampdoria Roma finisce 0-1, si è giocata al Ferraris di Genova. Gol di Mkhitaryan su un insomma su Gol un bellissimo. Stavo Gol cercando una maniera eccezionale. educata per definire il gol Gol bellissimo. dell'anno. In area una serie di rimpallini, Rimpalli dell'anno. rimpalli dell'anno, va bene, sta di fatto che Mkhitaryan la ribattezza in porta. E non hai 3 punti a Matteo sul fantacalcio. Che non serviranno a farlo vincere, però forza Roma, forza Lupi, sono finiti i Niente tempi tempi cupi. cupi. Vabbè. Che riassume anche il momento della Roma, il motto romanista. Il fatto è che vorrei un attimo partire dalla Samp, in realtà. La seconda squadra di Genova. In realtà mi piace più la giusto sponda. per far incazzare i genovesi. Quelli sponda Genova. No, vabbè, con la Roma. Anzi, con la Roma non ci sta di perdere, quello posso dire, perché la Roma, ecco, è una squadra incostante, ha dimostrato che può perdere. Non eri contro Juve, Inter, Napoli e Milan, eri contro la Roma, in casa.
una Roma che aveva tanti nazionali che erano fuori in questa settimana e mezzo. Sì, infatti non è sembrato irresistibile. Esatto, quindi... un Tammy Abraham che ha giocato non benissimo, non come le ultime partite, insomma. C'è anche quel gol sbagliato mamma mia. sull'uscita di Audero, se non sbaglio. Dove lui è bravo ad anticipare il portiere, Sì, ma non ho ma poi svacca capito. totalmente. Sì, è come quando nella play, quando premi per sbaglio il tasto e Sì, volevi sì, passare sì, sì. indietro, no? Lì ha fatto il tiro e boh, è andata sui fotografi a 1,5 metri dalla Sì. porta. Non ho capito, poteva fare qualsiasi Sì, cosa. una ciabattata No, veramente. vabbè. Comunque, insomma, un Tammy Abraham che non ha giocato come sa giocare, per fortuna, però la squadra è solida. E si porta a casa il risultato. La Samp invece mi pare quella squadra che co come ci dicevano a scuola, non so se te lo dicevano a te almeno, insomma, la famosa A me frase non parlavano a scuola. ok quella frase è bravo ma non si impegna, Sì, cioè lo la sento. Samp non ha giocato male, non posso venire qua e dirti Sampdoria Roma 0-1, la Roma poteva anche finire a Sì, 3-0. ha fatto il compitino, insomma, la Samp ha cercato e se non è andata, buon Eh tanto. sì, però se non è andata buona, intanto mi andrebbe bene se noi stessimo parlando di una squadra che ha 35 punti, che oramai come l'Empoli, il Toro, lo Spezia sono là che... Invece no, la Samp è a 29, è a più 7 la zona salvezza, ma se continua così, cioè, c'è il rischio che qualcuno, non dico che l'agganci, ma le faccia venire un po' il pepe al culo, ecco. Quello sì, anche perché boh, un Cagliari combattivo che ha cercato di fare qualcosa l'abbiamo visto. C'è un Non Venezia, oggi, no. non oggi, ma in altre giornate sì. Insomma, Nelle altre sembrava giornate, anzi sì. in ripresa il Cagliari, adesso ovviamente è affondato con Ma pioveva oggi. l'Udinese. Oggi pioveva, giusto, abbiamo un allenatore che è molto sensibile a quell'aspetto ed è in grado di comunicare questa sensibilità ai giocatori. Idrofobico. E l'idrofobia di Mazzari che si è trasformata anche in criofobia perché ha cominciato a grandinare. No, ha grandinato dove? No, nell'altra No, ha partita. camminato in mezza Italia, in Ecco, no, realtà. se grandinava penso che Mazzarri moriva direttamente sul posto e non lo ricoveravano perché sapevano già che era inutile. E quindi... Un salutone a Valterona. Un salutone a Valterone. La Sampdoria... Sì, è un peccato perché poteva anche lei fare un finale di campionato un poco più intenso come ha fatto gli altri anni, invece si sta trasformando in un Genoa che sta lentamente avvicinandosi alla zona retrocessione, potrebbe avere un finale di campionato preoccupante. È Cosa che quello che non... dico. Quello che non vuoi, anche perché è così che finisce male di Sì, solito. perché poi subentra quel vortice di negativismo mentale, perché dici, ah, non azzecco più il risultato, adesso sono anche, non so, a meno 4 dalla Serie B, Esatto. inizio ad aver paura di sbagliare, cioè ogni pallone scotta. Ma che ti chiedo tra l'altro, che non ho guardato il calendario, quando è il pro... No, il derby della Lanterna c'è già stato nel ritorno, no? Sì, che l'ha vinto la Sampdoria, mi pare. Sì, e dopo vado a controllare, c'ho No, perché un... sarebbe bello un derby verso il finale di campionato tra due squadre in rischio retrocessione, ma mi pare che ci sia già stata da qualche giornata fa. Però Comunque vado a controllarmi, adesso mi fai venire il dubbio. Comunque dici. sì, esatto, è questo il problema, no? Il Genoa già si è inguaiato così e rischiamo veramente di trovarci due squadre gemelle della stessa città che cercano di sopravvivere nella massima serie. E una poteva evitarselo tranquillamente. E questa è la Sampdoria. Non serviva assolutamente peggiorarsi la situazione, soprattutto quando bastava un minimo di impegno in più e di agonismo in più. Sarà l'allenatore che non è in grado. Ah, ecco, vedi, Primo confermiamo. maggio. 1º maggio, C'è il derby della veramente lanterna che potrebbe essere decisivo. decisivo. Sarà veramente una bella partita in cui vedremo uno 0-0 scialbo. Le previsioni sono queste, Per mi la gioia avviso. dei genovesi tutti stavolta, Sì, non solo di una esatto. parte. Peccato perché la coreografia della Sampdoria in questa giornata, nella prima giornata parlavamo prima con gli stadi finalmente pieni, era... Sì, perché oggi era la prima giornata di campionato in cui si potevano avere gli stadi al 100% di capienza. Esatto, e il 100% ha visto esattamente una partita scialba vinta per un gol brutto di Mkhitaryan dalla Roma. Però la Roma che invece... ecco, queste secondo me sono quelle partite in cui vince la squadra... Brutta. No, dai, vince la squadra grande, dai. Mi sento un po' in difetto a dire grande per la Roma quest'anno, però insomma vince quella squadra che effettivamente dimostra superiorità. Quello sì, cioè quello che dovrebbe dimostrare per il blasone più che altro, no? Beh, non che la Sampdoria non abbia il blasone, ma il blasone della città che la Roma si porta dietro, no? Poi ricordiamoci sempre che secondo me, no, non secondo me, insomma, noi abbiamo detto più, quando avete ascoltato i podcast con questo che tifa l'Hellas e me che tifo il Torino, tra l'altro, c'è una certa differenza di Il mio qualità. pronome è questo, Il mio questi. pronome. Per adesso. E
Insomma, noi siamo un po' appassionati delle squadre di media-bassa classifica, perché poi empatizziamo anche un po' di più. Devo dire che è vero che la corsa allo scudetto, le coppe europee ci esalta, a te un po' di più, perché effettivamente per qualche giornata hai anche potuto sognare un Hellas Per lo per la... No. scudetto. Io l'ho sognato da inizio stagione. Bravo. Sai che chi vive sognando muore cagando, No, infatti dico. sto già morendo in questo momento, ma sto morendo da inizio al ritorno, quindi. Ok. Comunque sì, insomma, adesso inizia quella fase del campionato in cui per le grandi squadre giocare contro quelle che si devono salvare è paradossalmente più difficile che giocare contro le grandi squadre. Perché le piccole sono garibaldine adesso, devono Sì, dare il sì. tutto per tutto. Adesso cioè, hanno la posizione alla Triestina neanche per il culo, tanto Sì. c'è. Mal che vada andiamo giù o andiamo in altre squadre, i giocatori cercheranno comunque di mostrare il loro valore, che sia per una salvezza o che sia per finire in una squadra decente il prossimo anno. Per restare in Serie A, banalmente, Esatto, ci sarà anche. tutto il pubblico che sprona a favore e non vuoi avere le rogne del pubblico che ti fischia in una situazione già difficile, quindi tutti sputeranno il sangue, tranne il Gedoa che punterà allo 0-0. ma col Toro vince, perché noi siamo Col Toro generosi. vince perché gli avete concesso quello spazio in più. Madonna. Vedremo domani la tripletta di Pandev riesumato. Si Che sa gioca il Parma come, che adesso, gioca il tra l'altro. Parma. Sì, ma lo richiamano A per il gettone, momento. tipo. Sì, si è chiamata, no? I nuovi Sì. contratti per giocatori in difficoltà. Goran. Beh, però comunque insomma che devo dire che la Roma da dopo quel nefasto 3-4 in casa contro la Juve, la Roma è diventata una squadra con continuità. Che Sì, quello sì. sia un pareggio o una vittoria, sta di fatto che non c'è la sconfitta. Non so se possiamo parlare di realizzazione del progetto di Mourinho, perché secondo me mancano ancora giocatori No, beh, ma è un chiave. progetto di 3 anni. Il primo anno devono fare quello che stanno facendo adesso, ovvero arrivare quinti. E dopo esonerare Mourinho. Esatto, E dopo si continua col biennio Sì. Esatto, trascinato dall'allenatore della primavera. no. Però, insomma, adesso secondo me hanno finalmente trovato la quadratura giusta che li porterebbe presumibilmente ad appiazzarsi quinti o alla più sporca sesti, o gli auguro quinti, in In Serie B. Serie B. Allora, insomma, questa Roma qua, quante speranze inizia a darti, poi ne parleremo anche nei prossimi podcast. E anche in virtù dei risultati che mancano, ovviamente, per l'anno successivo, perché adesso si inizia anche un po' di parlare di campionato 22-23 oramai. Ma mi dà buone speranze e buone indicazioni. Mi dai una squadra solida come sa costruirle Mourinho, se riesce a costruire, se gli si dà il tempo, come dire, no? Quindi potrebbe essere veramente una di quelle squadre fastidiose che va a fare questi tipi di vittorie qua, questi 1-0 con gol sporchi e cinismo e difesa a conservare il risultato. Sono Sono partite che a squadre. Mourinho piacciono, tra Sono partite a l'altro. Mourinho piacciono, che sa come soffrirle, e se sa insegnare ai giocatori a soffrirle, puoi veramente creare dei problemi alle squadre sopra, perché queste sono squadre che vanno a recuperare punti dove quelle grandi vanno a perderli. E potrebbe essere interessante il prossimo anno, non dico nulla perché non vorrei gufarla, perché mi manca vedere un po' una Roma di un certo livello, non me ne voglia il direttore, il tifoso della Lazio, insomma, ma è una squadra che manca da parecchio tempo in No, il tifoso della palcoscenici. Roma è il nostro direttore, Ah, Iuri. ho capito della Lazio perché parlavi No, della no, Lazio prima. no, era una scusa al mio non riuscire a parlare bene in romano. Ah, ecco, ah, adesso ho colto l'ironia. Allora No, speriamo veramente che non si questa dica Roma. laziale un romanista, come non si dica romanista un laziale, Dirò insomma. entrambe le cose, Come prenderò non si dica botte. juventino un torinista, mi Ma tu sei raccomando. juventino, infatti, Vai a non ti direi cacare, mai vai. torinista, non mi permetterei È mai. stato un piacere collaborare con lei, signor Apostoli, però mi sa che Questo è l'ultimo mio figlio podcast. poteva Mamma mia, che morire. meme vecchio che mi riesumi. Bene, parlavamo quindi di Roma retrocessa in Serie B, sicuro il No, prossimo anno. No, insomma, speriamo invece di vedere una Roma non solo che ambisca le coppe. ma la domanda secca, poi passiamo alla prossima partita. Tralasciando il fatto che mancano ancora tot partite, ma questa Roma, per come sembra stia iniziando a concretizzarsi il progetto. Adesso si iniziano a vedere i primi risultati, piccoli, ma si iniziano a vedere. Prossimo anno potrebbe essere una squadra che, piuttosto che dire se arrivo quinta mi va bene, io dico deve puntare al quarto, terzo posto. Scudetto non dico, perché scudetto è un po' utopistico secondo me, Forse al però comunque la terzo zona anno. Champions sì. Quello sì. Allora, secondo me deve questa volta consolidare questa posizione che ha guadagnato quest'anno prima e non con quell'altallenamento che abbiamo visto quest'anno. Deve dimostrare una solidità e nel ritorno provare ad ambire qualcosa di più. E forse il terzo anno potremo vedere una Roma che può
insediare le squadre nel primo posto, però secondo me mancano un sacco di cose a livello di organico proprio di squadra. Bisognerà agire sul mercato quest'estate, vedremo esattamente la dirigenza cosa concederà a Mourinho. Secondo me arriveranno dei giocatori di qualità, anche perché Mourinho fa già da facciata per certi giocatori che ambiscono ad andare lì non tanto per la Roma quanto proprio per Mourinho. Però deve essere un giocatore, un certo allenatore. Quello sì, però con Mourinho deve essere disposto al sacrificio, perché è un giocatore che puoi adorare, giocarci, essere allenato, e puoi anche odiare. Sì, sì, è divisorio, però insomma, cioè, è comunque un leader, un guru del calcio che non c'è più. È un guru, è uno dei migliori allenatori degli ultimi 30 anni, Mourinho, poco da fare. Cambiando partita, adesso c'è una partita su cui effettivamente c'è poco da parlare, perché Udinese-Cagliari 5-1. Non c'è tanto da parlare di un Udinese. Quando una squadra fa 5 gol non c'è tanto da parlare, le fai complimenti. Praticamente si è salvata oggi, è arrivata a 33 punti. Agli scontri diretti a favore, ha una partita in meno da recuperare con la Salernitana, che anche se finisse in pareggio comunque terrebbe a bada la zona retrocessione. Quindi Beto che fa una tripletta, finalmente, per chi c'ha Beto al fantacalcio, non io purtroppo, neanche io, ma per fortuna non ce l'ho avuto neanche contro, e questo è ancora più importante. Esatto. Su chi invece mi piacerebbe un attimo spendere due minutini è il Cagliari, che invece io purtroppo sono stato dal buon Valterone, dal buon Cagliari, sono stato un po' tradito, contraddetto perché chi vuole recuperare podcast di qualche settimana fa o magari l'ha ascoltato e si ricorda, io dissi: ah, finalmente vedo un Cagliari con impronta mazzarriana, con la sua identità, sta giocando bene, inizia a fare risultati, vedrai che si salverà. Sto cazzo adesso, cioè, che giocatore è questo? Cioè, ha avuto un'involuzione, altalenantissimo, ha avuto un'involuzione da quando, forse la colpa è mia che ho iniziato a fare complimenti. Sì, probabile, o forse io che non ho preso João Pedro quest'anno, perché ce l'ho sempre avuto ogni anno, quest'anno non so, c'era qualcosa nel Cagliari che non mi conquistava. Ma è l'emozione della nazionale. Sì, ma non era ancora in voce nazionale, no? Quando noi avevamo le cosiddette aste. Quindi, non so, veramente è incomprensibile. Il Cagliari si è suicidato, perché mi ricordo che l'altro anno iniziava, sembrava che potesse quasi cominciare a essere una squadra da Europa, no? Da poter ambire a quelle posizioni là. Perché c'è anche giocatori di qualità motivati a giocare. Esatto. Nandez, uno su tutti, ovviamente, che adesso a causa infortuni, secondo me, anche un po' mezze scuse per non giocare, perché insomma è la sensazione che mi arriva, perché sono quelle classiche e sono quei classici giocatori che sono infortunati ma allo stesso tempo scompaiono dai radar. Sì, si sta preparando, cioè, a essere ceduto. Di solito un giocatore infortunato ma che sai che giocherà, anche a livello giornalistico è monitorato, sai come sta, sai quando ritorna. Su Nandez non si hanno più notizie, zero, scomparso. Ed è un giocatore di altissima qualità, Nandez. E non è l'unico che manca a livello di qualità. C'è un Godin che è andato via a gennaio in strarotta con la società. È a più 3 sulla zona salvezza, ma ricordiamoci sempre che là sotto giocano meglio del Cagliari, poco da fare. E tra l'altro c'è il Genoa che deve ancora giocare domani. Esatto, quindi allora secondo me il Cagliari è una delle candidate principali alla retrocessione, perché mentre il Genoa ha trovato una certa quadratura del cerchio, il Cagliari è... A ogni partita a sé si sbanda, completamente perde qualunque schema di gioco che ha cercato e provato di costruire, soprattutto per la pressione dell'avversario, come è successo oggi. L'Udinese ha segnato anche abbastanza presto e dopo ha dilagato, il Cagliari si è sciolto come neve al sole senza neanche provare a reagire in qualche maniera, a parte João Pedro con un bel gol, per carità, però creato da una situazione che non è una situazione di gioco, di azione, di struttura della squadra che ha cercato il gol. Si è visto il talento dell'attaccante che è João Pedro, ma per il resto il Cagliari è nell'ombra. Sì. È una squadra su cui passeggi sopra veramente, quindi secondo me sarà una delle squadre che vedremo in Serie B il prossimo anno, e speriamo che sia solo quello. Quindi secondo te, visto che io do la Salernitana per retrocessa, una tra Venezia e Genoa si salva? Secondo me il Venezia ce la farà a salvarsi e...
Ma anche il Genoa sta in, come si dice dalle Anche altre parti, il sta Genoa, sì. imbalinando un bel po' di risultati Tutto utili. dipende da cosa accadrà domani. Io spero che. Allora, io spero chiaramente che l'Elas faccia il suo dovere. Purtroppo, no, purtroppo il Genoa non mi sta molto simpatico. Quindi spero che l'Elas Potrei Verona essere faccia. tifoso dell'Elas, è giusto che dici che spero che vinca la mia squadra Ma domani. sì, ma no, a parte mi dà fastidio ancora dall'altro anno perché il Genoa si è salvato con quel pareggio schifoso che il Verona ha regalato. Non si meritava assolutamente la salvezza, se la meritavano quelle altre squadre che erano. Chi è che si è salvato lo scorso anno? Non mi ricordo se c'era. Il Torino è salvato l'ultima Il Torino si è giornata. salvato, ma no, un'altra squadra si era anche salvata grazie a questo pareggio del Genoa. Cioè, no, è stata retrocessa a causa del pareggio del Genoa. Non mi ricordo più però qual era. Mi aveva dato proprio fastidio perché c'erano squadre che hanno lottato veramente. Sta squadra fa una partita di merda. Il Verona fa una partita di merda ancora di più e si salva. Perciò gli auguro una Serie B anche per rigenerarsi, per trovare un Il attimo di Genoa è da obiettivi. troppi anni che rischia di retrocedere. Esatto, una volta E io tot. auguro a queste squadre che hanno queste costanti crisi da troppi anni, non auguro una Serie B per un discorso di cattiveria, per un discorso punitivo, ma io auguro una Serie B per un discorso di rifondazione. Esatto, no, cioè, o di fallimento, No, cioè, no, non auguro il fallimento io. sono quelle le due alternative, insomma, No, quindi. beh, c'è anche la società nuova, la dirigenza nuova, insomma, anche il patrimonio monetario del Genoa, io presumo che adesso sia anche importante. Sì, Però esatto. il discorso è proprio un progetto, dal partire dal settore giovanile fino alla prima squadra, Esatto. bisogna restartare totalmente Esatto, tutto. come ha fatto il Chievo Verona, riparti dal settore giovanile in eccellenza, C'è poi un in unico promozione. capitano, si chiama Sergio Pellissier. Esatto, che ha fondato la Clivense alla fine. Esatto. È una buona ripartenza, il Genoana Mi hanno FC. detto il prossimo anno Clivense in Serie A. Ah sì? Sì, ripescata. E chi è che buttano giù esattamente per farla ripescare? Ma adesso L'Elas Verona, sicuro. scelgono che quelle scelgono Un altro una col che non è il giallo-blu. toro. Ah, una che non è il toro, sostituiamo col giallo-blu, insomma. Atalanta-Napoli. Sì. Era la partita più di Juventus-Inter che mi interessava parlare, non da vedere. Ovvio che mi interessava vedere più Juve-Inter, ma discutere in podcast Atalanta-Napoli non vedevo l'ora di arrivarci. Perché? Perché il Napoli continua la sua corsa a scudetto, tra l'altro batte una squadra difficilissima, una delle più forti del campionato, a Bergamo, tra l'altro, manco in casa, e fa capire a tutti che insieme a Milan e Inter dopo questa sera, perché parleremo anche della Juve dopo, insieme a Milan e Inter è la squadra che merita lo scudetto. L'Atalanta invece ha perso male nel giorno peggiore in cui poteva perdere, perché hanno vinto tutte le altre. Sì. Cioè, l'Atalanta inizio campionato stava tra il secondo e il quarto posto e adesso è settima. È settima, cioè finisse oggi il campionato starebbe in conference, manco in Europa League. Sì, tutta un'altra Atalanta rispetto a Sì. quella che eravamo E abituati. per come potrebbe andare a finire? Potrebbe anche proprio non essere in Coppa Europea il prossimo anno, se il ruolino di marcia è questo. Per carità, è giusto, perché se altre squadre se lo stanno meritando quel posto, è giusto che ci vadano Sì, altre è squadre. giusto, però bisogna un attimo contestualizzare e capire perché c'è questa crisi. Beh, E partiamo no, dal e fatto. vi dico solo un'ultima cosa: non può essere solo colpa del fatto che manca Zapata. Perché per quanto riguarda il mio modo di vedere il calcio, nel momento in cui tu sei dipendente da un giocatore, la tua squadra è una squadra incompleta. Fine. Quello sì, anche perché effettivamente non c'è un sostituto di Zapata. Hanno preso un giocatore, faceva il sostituto di Zapata Muriel, che non è un Scusa, sostituto di. posso farti un sentito roba, posso farti un esempio che è mio proprio, nel No. senso, tutto il girone d'andata, il Toro non aveva Belotti. Il girone d'andata, il Toro ha giocato meglio con Sanabria che con Ma Belotti. perché Belotti è scarso, andrebbe Vai a cagare. Però per sostituito. dire che là è la squadra, non è il giocatore, è la squadra che macina bene. E razzola male. No, quello è un altro detto. L'Atalanta, secondo me, ha fatto il massimo che poteva fare, sia con che senza Zapata, però il problema secondo me non è Zapata. No, non è Zapata il problema, però allora il problema è la È un panchina. aggravante al massimo. È un aggravante, sì, però allora, secondo me l'Atalanta continua a giocare abbastanza bene, nonostante la carenza di punti fatti, anche se quello che volevo dire prima è ci sta a non vincere col Napoli in corsa a scudetto. Quando tu sei un Atalanta in crollo che deve appena recuperare un attimo le forze per cercare di assicurare il minimo che una squadra come lei può permettersi sostanzialmente, non un posto in una delle coppe.
Però c'è anche da dire che quello che vergeva tanto nel gioco dell'Atalanta è avere una punta centrale che fa costruire il gioco e che porta avanti i giocatori, che fa salire le ali, come parlavamo sempre delle squadre Beh, gasperiniane, ma che no? colpa personale piange se stesso. A gennaio dai via Piccoli, ti tieni Muriel, che è una seconda punta per E quanto mi prendi riguarda. Beto. Scusa, prendi. Come si Non chiama? mi hai Boga. la. Boga. Morai mi hai la. Ma comunque non Esatto. prendi una punta in sostanza. Esatto, sono tutte seconde punte oppure esterni, cioè non Torniamo sono. all'inizio del podcast, quindi diciamo che sia fortuna che sfortuna te le cerchi. Cioè. Esatto, sì, bisognava investire sul mercato. Secondo me il presidente purtroppo ha pensato che l'Atalanta avrebbe recuperato i giocatori che servivano e che nonostante tutto è una squadra che gioca di squadra, che Sì. fa vedere anche fa vedere gli esterni, fa vedere questi giocatori qua. E loro sono mancati tanto, secondo me, sono mancati gli esterni. Cioè, quanto pesa nel bilancio un Gosens in meno, per Mamma esempio? mia. Cioè, un giocatore come quello che ti sale, ti fa gol, come sono mancati quest'anno, secondo me, al Verona i gol di Faraoni, quegli inserimenti lì di quei Scusatemi giocatori. un attimo, ma a me quelli che mi dicono, ma hanno venduto Gosens a 30, adesso mi ricordo, era attorno ai 30 milioni comunque. Tra 25 e 35, facciamo 30. Quindi, ma così venduto adesso ci abbiamo fatto 30 milioni. A me Non non è me ne frega niente. un cazzo, perché i soldi che tu hai guadagnato da Gosens sono quelli che tu usi per tappare i soldi che perderai da non esserti qualificato in Champions e forse non qualificarti in Europa League. Cioè, non era meglio un Gosens che poi vendevi, non so, a 10 milioni, ma c'avevi il ranking europeo, i soldi che erano dalle coppe. Cioè, non ha senso sta cosa. Poi magari era in rotta con la società e noi non lo sappiamo perché non siamo così tanto insider in Non quell'ambiente. solo era rotta, era anche rotto. Però, cioè, questo è. Sì, è un discorso analogo perché abbiamo fatto per la Fiorentina che ha ceduto Vlahovic, insomma, Siamo no? stati Cioè. anche profetici a gennaio quando dicevamo, sto mercato, il primo febbraio, ma hanno dato via Miccoli. Cioè, storcevamo un po' il naso. Piccoli. Piccoli. Ah, piccoli, ho detto. Forse ho detto Miccoli, Ho però. preso un colpo, ho No, detto. Cosa? piccoli, però siamo stati un po' profetici su questa Sì, Atalanta. siamo stati dei gufi sostanzialmente. Ma Pur no, perché se l'è creata l'Atalanta questa situazione, quindi. Buh, a me un po' dispiace perché l'Atalanta nelle Coppe Spiazza. Europee spiazza, Spiazza per no? i percassi. Spiazza per i percassi. Mamma mia. Ok, quindi sì. Dispiace, dispiace per l'Atalanta, perché sinceramente nelle coppe faceva le sue figure almeno, quindi si merita una posizione lì. Però se non si ripiglia, detta schiettamente, qua ci sono tante squadre affamate che adesso stanno avendo il momento buono, soprattutto una tante della Fiorentina, proprio due squadre parallele, non nella situazione di mercato di gennaio, è che adesso quella che sembrava averci perso di più È quella che sta facendo è meglio. quella che sta facendo meglio e che sta prendendo il posto. Sai cos'è? Che mancano un po' forse gli scontri diretti della Fiorentina con le grandi squadre da vedere Però ancora. ci sta quest'anno. È il primo anno di italiano. Sta facendo secondo me più di quello che poteva fare. Sì, sì, Con un sì, Vlahovic in sì, sì, sì. meno da gennaio. Quindi c'è. Esatto. Ci sta, ma insomma sappiamo che Italiano è bravo a tirar fuori da squadre piccole. Abbiamo visto con lo Spezia, insomma, in questi anni, quindi. E il Napoli, io invece dico, sono molto contento di questa vittoria perché io ho un grande affetto per Spalletti. Io ribadisco quello che ho detto all'inizio dei nostri podcast, all'inizio dell'anno, quando eravamo ancora su Instagram. Gufandola forse, adesso lo ridico e mi auguro di non farla, ma io ho sempre visto il Milan favorito per lo scudetto quest'anno. Ma devo dire che se vincesse il Milan o il Napoli sarei contento uguale, perché da un lato c'è il Milan, che è un progetto che io adoro ed è il motivo per cui mi piacerebbe vederlo vincere lo scudetto. Dall'altro c'è il Napoli, che c'è un allenatore che io adoro, che meriterebbe uno scudetto alla carriera per tutto quello che ha fatto. Ed è comunque una squadra che da troppi anni che veleggia in quella zona della classifica senza mai acchiappare quel trofeo. Quindi anche per un discorso meritocratico, il Napoli meriterebbe questo maledetto scudetto. Poi adesso anche un po' romanticamente parlando, dopo la morte di Maradona, l'ultimo capitano che ha alzato Amsic. No, io parlo dello Ah, scudetto. ok. Lui, il grande giocatore dell'ultimo scudetto del Napoli, non c'è più, sarebbe anche proprio romantico vedere il Napoli negli anni postumi, subito postumi alla morte di Diego, vedere alzare il trofeo. E
E vincere a Bergamo, secondo me, è un grande passo avanti in uno stadio dove devono ancora andare squadre, tra l'altro, come il Milan. Esatto, e lì sarà veramente una partita tosta. Un altro che un parallelo che abbiamo visto stasera con Juventus-Inter, lì sarà veramente una partita paurosa, secondo me, veramente paurosa, perché sono due squadre che si giocano tutto dal punto di vista di ambizione, perché le altre due squadre che abbiamo visto stasera, che si contendono il posto al titolo, hanno già avuto esperienza nelle vittorie di campionati, hanno già rispettivamente vinto quello che c'era da vincere, magari l'Inter merita qualcosa di più, ma per quello che ha quest'anno, secondo me, è meglio guardare al prossimo. Però Milan e Napoli sono appunto due squadre che da parecchi anni che sono a secco. Il Napoli in particolare, ma il Milan secondo me sente il peso un po' di più, perché il Napoli non è quella squadra che ha Il Napoli ha consapevolezza della sua forza. Esatto, ma il palmarès non lo obbliga a vincere gli scudetti ogni anno. Il Milan sì, il Milan ogni anno quando inizia il campionato inizia evidentemente che il suo organico sia quello da retrocessione, è obbligato a sentirsi in dovere di provare a vincere lo Ma scudetto. anche perché sei il Milan. Perché sei il Milan, Cioè. esatto. Quindi il Milan secondo me sente tanto questa pressione e sarà interessante vedere lo scontro tra questi due valori di queste due squadre. Milan, Juve e Inter sono la storia del calcio italiano. Queste sono squadre che alla prima giornata di campionato iniziano il campionato dicendo: io devo vincere lo scudetto perché sono il Milan, Inter, Juventus. Tra l'altro, per il Milan, per un tifoso milanista almeno, dovrebbe esserci anche un po' la garra del Charrua. agguantare il 19° scudetto che ha agguantato l'Inter e privare l'Inter della seconda stella. Strappargli lo scudetto dalla maglia proprio significherebbe, quindi non sarebbe una brutta soddisfazione per i Insomma, tifosi. cadrebbe in un momento anche molto appunto Sì. molto appunto vincente. Allora, stiamo per arrivare a Juventus-Inter. Manca una partitella molto brutta, purtroppo. Salernitana-Torino, che ha visto granata contro granata. Oh, esplosione incredibile. No, ha vinto il mio gallo Belotti. Ah sì? Che Sì, il squadra è? Torino. Ah, ok. Il No, perché il gallo gallo Belotti pensavo il che. Bari, no. Sì, il mio gallo Belotti che era in tribuna durante Italia-Macedonia. Giusto, perché insomma si è visto durante gli europei che è in grado di uccidere gli avversari ed è quello che deve fare per me il Gallo Belotti. No, allora avrei preferito 1500.000 volte vedere un Belotti in campo piuttosto che un Immobile. Magari prendeva giallo, un rosso espulso, non segnava neanche uno, neanche un assist, prendevamo 4 gol. Ma piuttosto che vedere quelle Bello, bello sceneggiate. come ci abbiamo tutti sto astio. A me dispiace. No, a me no. Allora, un attimo, fammi contestualizzare. No. Cioè, non si vuole creare quell'ambiente di profondo astio verso Immobile, Però per sì. l'amor del cielo. Poi siamo tifosi, quindi si ragiona di pancia, poco da fare. Esatto. Però Facciamo rima. dobbiamo un attimo dividere la pancia dal raziocinio. Non si può. E Immobile in nazionale è un dato di fatto che non ha mai reso benissimo come nei club. Non c'è null'altro da dire. Se ci sono dei problemi, li sapranno i mister in nazionale che ha avuto, quindi Ventura e Mancini. Adesso mi sfu Conte non ce l'aveva ancora. E tra l'altro, permettimi di pe sta questo podcast durerà 2 minuti in più, ma permettimi di dire una cosa. A me piacerebbe tanto che si chiedesse onestà, che richiedesse un po' di onestà intellettuale e si chiedesse scusa a Ventura. Perché quando siamo usciti con la Svezia, la squadra era molto più scarsa di questa qui, e tra l'altro era una squadra a fine ciclo dove c'erano un De Rossi all'ultima partita, un Buffon all'ultima partita, c'era una squadra che aveva dei pezzi di squadra a fine ciclo. Eri nel girone con la Spagna, eri destinato purtroppo ad arrivare secondo, quindi a prepararti a un playoff. Eri contro la Svezia, che ragazzi, la Svezia è una squadra storica del calcio mondiale. Non capisco quelli che dicono: ma come puoi uscire con la Svezia? È vero, sei l'Italia, dovresti battere la Svezia, ma non è la Macedonia del Nord. E tra l'altro, non qualificarsi ai mondiali dopo aver vinto un europeo è un aggravante. È un Assolutamente. aggravante. Tu arrivi da campione d'Europa e poi guardi l'europeo da seduto dal divano. E
E quello che a me dà fastidio per Ventura, sarò che io ce l'ho avuto come allenatore, l'allenatore che mi ha fatto sognare in Europa League con, vincendo Bilbao, i grandi anni del Toro con Ventura. Mi ricordo, si Se... giocavi come trequartista in Io quel torneo. sì, insieme a Gazzi come mediano. E in culo ti copriva, no? No, però cioè, Ventura, il giorno di San Siro del 2017 di Italia-Svezia 0-0. Ha pagato per tutta la La classe, cena. sì, per tutta la classe dirigenziale del calcio italiano. Lui è stato un capro espiatorio. Quando lui disse: Io non mi dimetto, prenderò i soldi fino alla fine. Io gli ho dato ragione. Perché è il trattamento che gli fu riservato, e le scoperto, ma le merde mediatiche che gli sono arrivate Sì. È addosso. E stato adesso cosa veramente. dobbiamo fare con Mancini? Cioè, io sono contento che resta perché comunque si vede che il gruppo è con lui, c'è un progetto, ha vinto l'Europeo. Però i problemi non è che sono nati, cioè, i problemi c'erano già. Esatto. Ci sono da tanti anni, troppi. E come parlavamo, non è una questione di nazionale, non è una questione di allenatore, non è una questione di organico, è una questione di base da Esatto. cui prendi ciò che, con cui costruisci la nazionale. Se ne è parlato tanto in queste settimane, non serve che ci aggiungiamo noi, sappiamo, si sa. Tra l'altro, guarda caso, il destino vuole che contro la Macedonia si sono tirati tra i 25 e 30 tiri verso la porta, non nello specchio. Nello specchio solo 5, se non sbaglio. Contro la Svezia, in quel 0-0, furono anche sui 25-30 tiri. Cioè. C'è da dire che però in questo caso è stata una partita di qualificazione che aveva un certo peso, ma queste partite qua con le altre squadre piccole l'Italia le fa simili. Sì, però permettimi anche di dire un'altra cosa, che ad aggravare ulteriormente il fallimento di Mancini per il mondiale, è che io ho detto che Ventura c'aveva la Spagna nel girone, e tra l'altro, a parte le partite con la Spagna, tutte le altre, a parte con la Macedonia, le vinse, se non sbaglio. Esatto. E qua, cazzo, sei uscito ai gironi come secondo, dove la più forte era la Svizzera. Esatto. Ragazzi, una qualsiasi persona in bar in questo momento starebbe bestemmiando. Noi non lo facciamo per professionalità, No, però ci siamo cioè. veramente fatti del male da soli, cioè è stato veramente incredibile. Noi abbiamo cominciato a sbagliare dai gironi, noi abbiamo sbagliato ai gironi, perché... Quando hai la Svizzera, scusate, come squadra più forte dopo di te, è imperativo arrivare primo. Fine! Fine! Io sono arrabbiatissimo. Ti Sono è arrabbiatissimo. venuto un embolo. E comunque c'è l'accento. Embolo. Mbolo è il giocatore Embolò, e vabbè, della Ombolò. Svizzera. No, ma che. Diciamo che, ecco, vorrei solo che per quelle persone che magari ascolteranno questo podcast, vorrei solo che si. Che da adesso un po' non si strumentalizzasse troppo la figura di Ventura, perché. Neanche quella di Mancini, però, Non è. rispettivamente. No, no, però insomma, i fallimenti non solo sono di una persona, c'è proprio un sistema calcio dietro che è malato. Questo è. Speriamo non E terminare. mi dispiace per Ventura perché gli è stata rovinata una carriera. Una Sì. carriera fatta anche di tante gioie. Un grande fallimento lo ha affossato totalmente. Detto questo, Torino che batte Salernitana 1-0. Una partita abbastanza brutta, anche condizionata da un tempo che il pallone era già tanto si girava sul campo. Sì, di fatto, Molto sì. fisica, infatti, sono usciti i giocatori con le teste Sì, sfasciate. ma... Fasciate, Chicchi di scusate. grandi, ne grandi come I grandi palle, che chicchi... erano dei palloni da calcio, infatti si confondevano Sì, mentre erano in infatti, campo. in realtà è finita 6-0 per il Torino, ma l'arbitro non ha visto alcune palle che sono entrate. Un bello e bravo Belotti, che era da tanto tempo che non lo vedevo giocare così bene, una cosa che da tifoso Granata sono contento. La Salernitana purtroppo si conferma fanalino di coda. Dispiace un po' per l'allenatore Nicola, per il quale io ho grande affetto, sia sportivo che umano. Penso che non riuscirà a fare il miracolo come ha già fatto con tante altre squadre, però c'è anche da dire che a differenza delle altre situazioni in cui era arrivato, qui era arrivato dove la situazione era Qui già veramente molto se grave. si salvava valeva più di uno scudetto, come effort da dimostrare, sinceramente. Diciamo che Quindi. io terrei l'argomento Salernitana in stand-by in attesa di vedere le due partite da recuperare, Sì. perché noi potremmo virtualmente parlare di una Salernitana a 22 punti pari merito con Genoa e Venezia. Perché c'è da recuperare una partita con l'Udinese, che è battibilissima,
e una partita col Venezia che battibilissima. Gli era il Cagliari. Ecco. Però cioè, non è che ha Milan e Napoli da affrontare, ecco, in quel senso. No. Sono partite dove la Salernitana può giocarsela. Se queste due partite da recuperare vengono vinte, o magari una è vinta e una è pareggiata, comunque sono 4 punti, parliamo di 20 punti adesso. Parliamo di a ridosso della salvezza. Quindi sì, effettivamente l'impresa è comunque difficile, ma non è impossibile. Occhio, stiamo attenti alla Salernitana. E andiamo in chiusura. Juventus-Inter, finisce 0-1. Il gol è su rigore ribattuto di Hakan Çalhanoğlu. Sì, sì, mi ha rievocato brutti ricordi di Simeone la scorsa giornata. E... e che dire, insomma. Beh, una bella partita, diciamo. È stata una bella partita. Per me no, in realtà, se discordiamo. A livello di fantacalcio posso capire. No, ma... no, neanche a livello di fantacalcio. Neanche, ma mi è piaciuto vedere il sangue, le botte, insomma. Se devi ironizzare su questo, sì, no, ma... Mi ero sintonizzato per vedere una partita di lotta ed è stata una bella partita. Insomma... Tra l'altro noi stiamo registrando ridosso della seconda notte di WrestleMania, perché c'è... Ecco. C'è WrestleMania 38 Night 2 questa notte a partire dalle 2, per ora italiana ovviamente. Andate a vedere il farewell di... E lui non segue, Matteo non segue wrestling, quindi adesso puoi sparare qualsiasi puttanata che vuoi. Dai. Ok, perfetto. No, volevo dire, andate a vedere il farewell di Undertaker, che è stato commovente, insomma, nella sua dipartita questa volta. Dipartita dal mondo del wrestling, okay, intendevo. Okay. Con lui non si sa anche, mai, però. Anche se sappiamo che effettivamente l'Undertaker può resuscitare comunque. Esatto. È l'unico che scherza con la morte. Sai che quanto gli romperanno le scatole quando morirà davvero? Ci saranno fan e fanatici che andranno a cercare di aprire, di sotterrarlo, di fare chissà Oddio, cosa. Noi ironizziamo su una cosa, però effettivamente ci sono maniaci che fanno queste cose davvero. Potrebbe c'è il rischio. Io fossi in lui andrei a sotterrarmi molto sotto. Che argomento abbiamo toccato? Tra l'altro l'ho detto come parte attiva, nel senso è lui che deve sotterrarsi fisicamente quando sa che sta per morire. Finché è una storyline di wrestling va bene. Ecco, perfetto. Comunque, allora, da questa partita, che secondo me è stata molto brutta, perché a parte la prima mezz'ora dove effettivamente le squadre hanno giocato abbastanza garibaldine per vincerla, dopo si è arrivati poi al rigore di Çalhanoğlu. E il secondo tempo è stato un patimento. Schemi che andavano a strafanculo in tre su un pallone. Secondo tempo che ricordiamo è iniziato nel primo tempo, perché la partita è finita nel 55esimo. Sì. Dettagli. No, beh, è stata brutta per uno spettatore estero, devo essere sincero. Non è una bella partita da vedere. Noi italiani siamo abituati a questo tipo di calcio e ci può anche piacere. Ma, esatto. Ma non penso che un inglese guardi la Premier League sarebbe schioppato di gioia. Ma se ha un buon senso dell'umorismo avrebbe apprezzato la partita. Tipo, diciamo, Bastoni che abbraccia il piede di Zanzani. Esatto, no? C'erano un sacco di gag. Insomma, il quasi autogol di Handanovic nel primo tempo. Esatto, Handanovic che le sue uscite confermano la sua sicurezza in porta. Insomma, no, c'erano tanti spunti per... tanti spunti che sarebbero stati il caso in certe situazioni. Però no, sono stati tanti spunti. Un commento che lava la faccia. Dire, assolutamente, eh? Sono felice di aver condiviso. È il momento giusto per dire che sono positivo al coronavirus. e di conseguenza sì, insomma, è stata una partita secondo me con molti spunti comedici e basta, perché per il resto è stata una partita piatta, si è conclusa abbastanza presto, non ci sono state azioni sostanziali a parte un palo clamoroso di Zaccaria, proprio esattamente, con un'azione centrale anche lì è entrato come il burro, è entrato nel veramente centrocampo come il burro dell'Inter. Cioè, nel senso, con il secondo tempo schemi proprio andati a quel paese. E più che altro mi ha fatto preoccupare la consistenza delle due squadre, perché tutte e due hanno fatto vedere palesemente delle difficoltà, delle penurie in fase di impostazione, di difesa. Nessuna delle due squadre mi sembra una squadra che potrebbe competere per uno scudetto, invece sono lì. È questo che mi dispiace, no? Vedere a che livello siamo. Però, adesso, anche in chiusura, in virtù anche del ragionamento che tu mi hai fatto, noi abbiamo introdotto già nello scorso podcast questa partita come la partita che avrebbe definito il percorso scudetto delle due squadre, perché effettivamente da qui ne usciva l'ultima delle tre che poteva contendere, perché effettivamente se domani il Milan dovesse, perché noi ci manca la partita del Milan, purtroppo registriamo la domenica sera come sapete, se domani il Milan dovesse vincere parleremo di un Milan a 69 punti, Napoli 66,
Inter adesso 63 con una partita da recuperare col Bologna, Juventus 59. Il Milan potrebbe essere a più 10 sulla Juve, che non è tanto non è tanto un discorso in chiave milanista quanto un discorso in chiave juventina, cioè la Juve difficilmente agguanterebbe con 6 partite dalla fine questo scudetto. Diciamo che oramai io non lo dico da torinista, lo dico proprio da tifoso di calcio. Io vedo la Juventus da oggi fuori dalla corsa scudetto. Direi di sì, questa era l'ultima chiamata, probabilmente, a meno che non ci sia un suicidio delle squadre in alto, ma Sì, diciamo che se mai dovesse vincere lo scudetto sarebbe per demeriti di quelle che sono sì, sopra, non per esatto. meriti della Più o meno Juve. come sono stati tutti gli scudetti della Juventus, per Dai, non tutti, riassumerla. non tutti. Beh, non tutti, è vero, Cerco di effettivamente. essere obiettivo, non Il tutti. primo non lo era. Gli altri otto. No, beh, anche quello del Napoli che fece quasi 90 punti. Ti ricordi l'anno in cui c'era quel Napoli di Sarri che fece Sì, quasi 90 punti? è vero, è E vero, è vero, quello anche lì. scudetto alla Sì, Juve sì, se lo sì, sì, merita sì. tantissimo. Quello sì, no. Diciamo che su 9 scudetti, 3 sono stati combattuti, gli altri 6 non c'era, non c'era gara. Perché c'è stata. Di grandi rivali, io mi ricordo il Milan del primo scudetto della Juve, la Roma di Rudy Garcia e il Napoli di Sarri. L'Hellas Verona di Toni. No, ma cagare. Quindi siamo d'accordo sul fatto che l'Inter comunque adesso, contando che, cioè, contando comunque la partita in meno, potrebbe essere o a pari merito in caso di sconfitta del Milan, o comunque sono a meno 3 dal Milan. Insomma, l'Inter è ancora. Sì, no, è ancora in corsa. Oggi rischiava di perdere quel biglietto. L'ha perso la Juventus, era l'unica che ci avrebbe guadagnato tutto nel vincere. L'Inter doveva soltanto consolidare la sua posizione. Adesso sarà veramente interessante, sarà una fine di stagione veramente interessante. Non c'è nessun spiazio per i ragazzi oggi, No, ma oggi no. complimentassi per i ragazzi. Complimentassi, complimentassi, perché, come abbiamo detto, spiazzo ai giovani. Festeggeremo tutti in spiazza Duomo. Che è un Allora, allenatore giovane, tra l'altro, Inzaghi, quindi sono sì, mi pare che ci abbia contento. 45 anni, una cosa del genere Per adesso. gamba. Povero. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura. Io vi ricordo che ovviamente ci mancano due partite che vanno giocate, che sono il tuo Hellas che giocherà in casa contro il Genoa, partita fondamentale soprattutto per il Genoa, perché l'Hellas ormai difficilmente ha qualcosa da chiedere ancora. Ma lo scudetto è ancora alla porta. No. No, 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 forse l'Europa League. E Milan-Bologna, che il Milan giocherà con una pressione addosso mostruosa, perché hanno. Insomma, l'Inter e il Napoli hanno vinto, e tra l'altro giocare dopo tutte ti dà sempre Dà sempre quella fastidio, è vero. pressione. Tra l'altro il Bologna è una squadra rognosa, che auguriamo a Mihajlovic di riprendersi presto, e abbiamo visto il Bologna già nella prima disavventura Compattarsi, comunque di trovare, Mihajlovic, compattarsi avvicinarsi. molto e fare dei risultati, e quindi questo è un Bologna molto unito dall'allenatore, perché gioca proprio per l'allenatore, quindi bisogna contare anche. Il calcio non è fatto solo di grandi talenti, ma anche di mentalità, di sentimenti. E questo Bologna vuole dare tanto a Mihajlovic. Mihajlovic, tra l'altro, è un ex allenatore del Esatto. Milan, quindi insomma, auguriamo a Mihajlovic di riprendersi presto. Dice di aver preso in tempo la situazione, perché si monitora spesso, quindi. Purtroppo non è una malattia. Allora, parliamo di una malattia che ti accompagna. Puoi Purtroppo parlare sì. di guarire, ma è sempre una questione temporanea. Ed è questione temporanea nel senso che quel che resta della tua vita sarà sempre sull'orlo di ricaderci o di non ricaderci, qualunque cosa tu faccia. Quindi gli auguriamo soltanto di veramente di restare sereno, perché è Sì. una cosa con cui devi conviverci. E detto questo, insomma, speriamo di rivederlo presto in campo. Insomma, adesso vediamo quanto starà fuori. E speriamo poco, perché tra l'altro. Non è solo in bocca al lupo in generale dal punto di vista umano, ma insomma ha allenato grandi squadre, ha allenato anche il mio Toro, insomma No, no, io è vedo una ancora persona. tanto di Mihajlovic nel futuro, come dire. Sì, è comunque un protagonista del calcio italiano, sia da calciatore che da allenatore, proprio questo. Anche come personaggio, insomma. Lui è legato al nostro calcio, alla nostra nazione. È un protagonista che non ha mai allenato a parte il Milan le grandi squadre, ma non è Serie A senza Mihajlovic, diciamocelo. Senza parlare del buon Sinisa che regala conferenze stampa memorabili. Anche adesso c'avevo Juric che gli va un po' dietro. Juric Eh sta. sì, dai Balcani arrivano sempre dei Dei bei bei personaggi, caratterini. E sì. che dirvi? Vi ricordo intanto la classifica con la quale si chiude questa giornata, dove
Milan e la Sverona, Genoa e Bologna devono ancora giocare. Con Salernitana 20esima, 16 punti. Venezia 19esimo, 22 punti. Pari merito col Genoa, che deve ancora giocare, 22 punti. Cagliari 17esimo, 25 punti. Sampdoria 29 punti, 16esimo. Spezia 32 punti, 15esimo. Empoli 33 punti, 14esimo. Bologna 33 punti, 13esimo. Udinese anch'essa 33 punti, 12esima. Poi c'è il Torino 38, là da solo, a 11 punti. Scusi, scusate, un undicesimo a 38 punti. Decimo l'Hellas a 42, che deve ancora giocare. Nono il Sassuolo a 43. E arriviamo nelle zone calde della classifica. Ottava la Fiorentina a 50 punti. Atalanta settima, una partita in meno da recuperare col Toro, 51 punti. Lazio sesta, 52. Roma quinta, 54. Juventus quarta, 59. Inter 63 punti, terza con una partita in meno a recuperare col Bologna, occhio, 63 punti e terza. Poi c'è il Napoli 66 punti, secondo, e il Milan che deve ancora giocare 66 punti, primo. Vi ricordo ovviamente anche il calendario della prossima giornata che andremo a commentare con Empoli Spezia, Inter e la Sverona. Mamma mia, che bella partita È un per il momento nostro giusto per Matteo. fermare l'Inter nella corsa scudetto e rilanciare il Verona. Esatto. Cagliari, Juventus, Genoa, Lazio, Napoli, Fiorentina, uno dei big match della giornata. Sassuolo, Atalanta, bellissima partita secondo me dal punto di vista del calcio, del calcio spettacolo. Venezia, Udinese, ennesima ultima chiamata della Venezia contro una squadra che si può battere. Roma, Salernitana. Ennesima ultima Se chiamata. tu c'hai l'Inter, io c'ho il Milan, Torino, Milan. Mamma mia, bellissimo. E Bologna, Sampdoria. Matteo, ti ringrazio di essere stato qui con me, è Grazie a stato un te, bel Alex. ritorno, anche molto divertente. Ci siamo dilungati un pochino, ma effettivamente c'era anche un po' da parlare della nazionale, effettivamente non potevamo non escludere la nazionale dai nostri Vista la discorsi, pausa. vista la pausa e visto purtroppo i brutti risultati che ci ha regalato questa pausa. Ma devi vederle in prospettiva macedone. Non è così male. Che sono usciti comunque, quindi che Sì. prospettiva devo guardare? Beh, hai buttato fuori l'Italia. È un E compito molto facile da fare. detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon calcio, una buona Serie A e un buon tutto, insomma, Buon anche tutto e ci vediamo alla prossima puntata, sì, assolutamente. dai.